Europa Clipper, la missione interplanetaria della NASA diretta verso l'omonimo satellite di Giove, non volerà più a bordo dello Space Launch System. Sono tre i motivi principali che hanno spinto la NASA verso questa decisione. Il primo è un problema di compatibilità dell'hardware della sonda con il razzo, piuttosto complesso e costoso da risolvere. Il secondo è il risparmio di 1,5 miliardi di dollari per l'uso di un lanciatore commerciale, mentre il terzo riguarda l'utilizzo di SLS per il programma lunare Artemis, che secondo la NASA dovrebbe essere prioritario rispetto ad altre missioni. Il principale candidato per il lancio di Clipper è il Falcon Heavy, il lanciatore per carichi pesanti di SpaceX che porterà in orbita anche i due moduli del Lunar Gateway nel 2024. Tuttavia la NASA ha deciso di coinvolgere anche altre concorrenti, comprese le aziende che non fanno parte del NASA Launch Service 2, il programma che fornisce un'ampia gamma di servizi di lancio per le missioni di esplorazione planetaria. Secondo le prime valutazioni, uno degli svantaggi dovuti all'utilizzo di un lanciatore commerciale è il percorso più lungo. Con il lancio nel 2024, l'arrivo su Giove è previsto nel 2030, dopo due sorvoli, uno di Marte nel 2025 e uno della Terra nel 2026. Con SLS, invece, i tempi sarebbero ridotti, con un viaggio della durata totale di 3 anni senza necessità di flyby. Ovviamente, il percorso più lungo comporterà un aumento dei costi operativi della missione, e la NASA sta valutando altre traiettorie opzionali, in attesa delle proposte formali per la missione che verranno rilasciate entro metà aprile.